Guardi, abbiamo visto. Chiuda quella maglietta per cortesia, chiuda. No, perché questo uso di integratori mi puzza un po', no, che c'è roba chimica dentro. No, deve puzzare perché è tutta roba naturale. Naturale, che cosa c'è dentro questo integratore? Allora, soia, sì, miele, plutonio. Plutonio? Una piccola parte. Scusi, una piccola parte? Di miele. Se no la glicemia, papà, ma col plutonio, ma stiamo scherzando? No, stiamo scherzando, lo dico io perché ho già capito dove volete andare e dove vogliamo andare a parare. Sì. Io sento un puzza di doping. Allora, qua, il doping dico io, noi della ARPI, per integratori, sì, lottiamo da sempre contro il doping, ma chiaro? Ma lottate? Lottate? Sì, spesso perdiamo. Ecco, ma la legge della direi forza, sempre, guardi. Della volta si vince, della volta si perde. Sì, la dura legge. Sente, dello sport. Lei si deve vergognare, io non lei mi vergogno si bomba, di niente. Lei usa il doping. Allora vi dovete vergognare voi, noi, che volete uccidere lo sport. Noi! A facci da riempirsi la bocca di doping voi, anche vabbè, come i giornalisti. Vabbè, ma il plutonio sta prendendo lei. Si butta atletica uguale doping, vabbè, e poi invece si tace su altri scandali. Ma tipo quali? Ma tipo la strage degli Ugonotti del 1572. Il fatto è stato subito. Che si tace, è una roba vecchia, perché al palazzo se la fanno sotto. Ma cosa? Non puoi tacere sugli Ugonotti. Ma cosa? Poi basta che un atleta che si allena giorno e notte fa il sacrificio, sì, prendi un de bomba e ti fai 100 metri in 5 secondi. 5 secondi? Ti addosso. Certo. Poi, chissà come mai, Sì, poi Milano, si parla Milano, bava becca, quel bava Beccari, se la vorrei allenare, quella bava. Ma se ne va? Poi tu prendi un atleta che ti fa Milano Udine, il suo passetto, mette meno di un'ora. Meno di un'ora? E tu avrà preso. Ma se ne va, si vergogna. Ma basta, che pesci piccoli.